torna al successo l'Empoli, lo fa con un risultato netto, un 3-1 nei confronti del Foggia oggi al Castellani. Gara però tutt'altro che semplice quella per gli azzurri, un primo tempo difficile, complicato, dove il Foggia ci prende bene le misure e a centrocampo ci fa soffrire non poco, lasciandoci spazio soltanto a diversi lanci lunghi che non danno frutti particolari. Nel secondo tempo un'altra musica, salgono in cattedra i singoli, sale in cattedra la squadra che gioca palla a terra e riesce a trovare varchi migliori, e poi insomma il solito de gol machine, Caputo ne segna due e anche Donnarumma va a segno per il gol del momentaneo 3-0. Arriverà al 3-1, ma l'Empoli in coda regge bene mentalmente e fisicamente e porta a casa tre punti importantissimi che momentaneamente ci tengono al primo posto di questa Serie B. Andiamo per pianetaempoli.it ad ascoltare le voci dei protagonisti. Mister, una vittoria importante, tre punti fondamentali, insomma, sono serviti anche per toglierci di dosso questa parentesi negativa di Cittadella ed Avellino. Una vittoria costruita nel secondo tempo, perché l'Empoli ha avuto non poche difficoltà in quella prima frazione, poi insomma, è venuto fuori il tasso qualitativo dei calciatori, è venuta fuori la voglia e la grinta, e giocando palla a terra, soprattutto lì si è vista la differenza. Allora, è stata una partita giocata a scacchi, perché abbiamo catalogato tutta la settimana le loro giocate, perché questa è una squadra, secondo me è una delle squadre che gioca di più la palla e ha delle uscite ben precise. Noi in settimana abbiamo fatto un bel lavoro, ve l'avevo detto che la squadra aveva lavorato con grande attenzione per cercare di non farli giocare, di fargli cambiare gioco, tant'è vero che loro non hanno fatto il solito lavoro, però hanno giocato sull'errore che abbiamo fatto noi il primo tempo, quello di forzare un po' troppo le giocate, e lì sono stati bravi a fare le loro cose in fase offensiva sui nostri errori in fase di possesso palla. Chiaro, nel secondo tempo ci siamo parlati e a fine primo tempo abbiamo detto di non forzare troppo le giocate, ma di andare a preparare le uscite sugli attaccanti nostri, e poi siamo stati bravi. Però anche oggi un pochettino sono arrabbiato, perché sul 3-0 ancora una volta abbiamo mostrato quella pecca che ci è costato cara ad Avellino. Senti, parlavi del primo tempo, hai detto bene, avete forse forzato un po' troppo la giocata, avete provato queste verticalizzazioni immediate che avevate studiato anche in allenamento, però forse con un po' troppa frenesia, ti abbiamo visto con ampi gesti dire sì, calma ragazzi. Sì, sì, sì. No, avevamo provato, preparato diversamente, di fare proprio le giocate con cui ci abbiamo fatto anche gol, però di prepararle le giocate sugli attaccanti, mentre invece siamo stati troppo frettolosi, abbiamo approssimato qualsiasi giocata nel primo tempo e di conseguenza loro non sono riusciti a giocare come erano bravi a fare, ma hanno giocato sugli errori nostri. Comunque è una squadra che ha delle idee ben precise in campo nella fase di sviluppo. Siamo stati bravi nel primo tempo nella fase difensiva, sono arrabbiato per il gol preso, insomma questa è una cosa che ancora non va bene. Ecco, però mi sono una squadra che ha dimostrato oggi veramente solidità mentale, perché inizialmente si vedeva che c'era appunto frenesia, no? I ragazzi volevano provare a sbloccarla, volevano provare a metterla sui binari giusti, però non riuscendoci non hanno perso mai la testa, non hanno mai perso mai la calma, e nel secondo tempo, anche nel momento in cui finale, dove il Foggia trova il gol e cerca a testa bassa di rimettersi in partita, ho visto una squadra molto solida e sempre ben messa in campo. Sì, quello sì, ma abbiamo di nuovo dato forza a una squadra che aveva finito, perché chiaramente 3-0 la partita deve finire, quindi quello che dici lo posso accettare, però da parte mia dobbiamo pensare che dobbiamo essere una squadra forte, e quindi non ci possiamo permettere queste cose, dobbiamo mantenere la concentrazione molto molto alta, e ancora una volta dobbiamo approfittare questa settimana per lavorare tantissimo sulle cose da migliorare. Tanti aspetti positivi, tra questi l'ingresso in campo di Ninkovic, che è entrato bene, insomma ha dato un assist meraviglioso. Stiamo lavorando tanto con questo ragazzo che ha delle grandissime qualità tecniche, io ci credo tanto in lui, oggi è entrato con lo spirito giusto ed è la cosa che lui deve standardizzare, cioè deve essere bravo adesso a imporsi e a mostrare sempre le migliori qualità che ha, non i difetti che ha, quindi
Questa è una squadra che ha bisogno di tutti questi giocatori. Abbiamo visto oggi, con la mancanza di 6-7 titolari, siamo riusciti, insomma, a tirar fuori una prestazione molto molto alta, perché vi ripeto, oggi non era una partita facile, perché il Foggia lo ritengo una squadra di ottima organizzazione, di buona qualità. Chiedo una battuta su Zaitz. Onestamente da lui ci aspettiamo sempre un qualcosina in più, e queste occasioni forse dovrebbe sfruttarle anche un po' meglio. Ma guarda, lui purtroppo ha delle caratteristiche ben precise. Lui doveva essere servito con palla a terra e doveva essere servito negli spazi, e il primo tempo abbiamo sbagliato proprio le giocate. Infatti quello che ha pagato un po' di più è lui. Però è chiaro che anche lui deve capire che questo è un campionato di Serie B, che non è come la Serie A. Qua ti aggrediscono, anche sotto l'aspetto fisico devi essere pronto, devi essere bravo a mantenere botta sugli avversari, ma comunque non ci dobbiamo lamentare. Ti aspettavi questo Foggia che ha palesato qualche limite qualitativo nei singoli, però che veramente ci ha messo in difficoltà, ha giocato una buona partita e onestamente anche fin da ultimo non è stato mai arrendevole? Sì, me l'aspettavo, e io e il mio staff non abbiamo mai lavorato come in questa settimana per catalogare tutte le loro uscite, tutte le loro giocate, e ripeto, ha fatto un ottimo lavoro anche il mio staff, perché questa è una squadra che, se gli lasciavi fare le cose che sono bravi a fare, sicuramente facevano molto meglio di quello che hanno fatto. Noi siamo stati bravi a concedere poco sulle fasce e non gli abbiamo lasciato gioco nella loro costruzione, e quindi complimenti ai ragazzi, insomma, che abbiamo comunque, è un ottimo risultato che ci dà ben diciamo, sperare per il futuro. Una piccola parentesi, l'esordio di Traoré, classe 2000, il primo millennio, allora si dice così, insomma, ragazzo nato nel nuovo millennio che gioca con la maglia dell'Empoli, un ragazzo che si allena bene, ci tenevi a dargli qualche minuto? Ma guarda, per me, io penso che sia una cosa importante anche per me aver fatto esordire un ragazzo del 2000 in un campionato di Serie B. Questo è un ragazzo che ha delle doti particolari, delle doti sopra la media, e però deve crescere, deve fare il suo percorso, deve essere bravo a rimanere umile, a rimanere concentrato per crescere fisicamente, ma è un ragazzo che ha delle giocate a livello altissimo.